Ciao ragazzi, oggi voglio farti vedere come poter ricavare un bottleneck da questa bottiglia di Barbera. Il bottleneck è ovviamente lo slide che usiamo sulla chitarra. Mi raccomando a tutti gli adolescenti e i ragazzi, fate questo esercizio sotto la supervisione di un adulto, anzi forse è anche meglio se lo lasciate fare agli adulti, così che ci assicuriamo che nessuno si faccia male. Non è un procedimento complicato, però è vetro, quindi potremmo farci del male, quindi mi raccomando. Allora, per fare un bottleneck ci serve ovviamente una bottiglia e poi un martello, come questo. Quindi bisogna semplicemente tenere la bottiglia così e andare col martello. No, ovviamente sto scherzando. Allora, per questo esercizio utilizzeremo un tagliavetro come questo che ho comprato a Bricoman per un paio di euro, e poi della carta vetrata. In più ci serve dell'acqua bollente e dell'acqua fredda, tutto qui. Innanzitutto vediamo la lunghezza necessaria del bottleneck, quindi infilo il mio mignolino che più o meno arriva verso la fine qui della bottiglia, quindi diciamo che taglieremo fino a qui. Questo qui è il tagliavetro, ok? Quindi come puoi vedere qui c'è una lametta e devo semplicemente incidere il vetro leggermente, senza andare neanche troppo in profondità. Vediamo se riesco a farlo. Io non sono dei più bravi tecnicamente. Ecco, non so se riesci a vedere, qui sono riuscito a fare una dentatura e continuo a fare la dentatura sempre sperando di non tagliarmi e di non fare pasticci, quindi continuo. Ok, cerco di farla il più, ok, non so se riesci a vedere, sto riuscendo a lasciare dei segni praticamente, e cerca quanto più possibile di farli in modo che sia una cosa continua, ok, che la traccia sia continua. Ecco, così è più semplice per me farlo così. Continua a farlo. Ragazzi, io non sono un handyman, il fai da te non è fatto per me, quindi sono sicuro che altri riusciranno a farlo molto più velocemente e anche più belli, però questi qui escono abbastanza bene, adesso vedrai. Adesso l'idea è di praticamente di danneggiare un pochettino il vetro, così che si possa spaccare più facilmente. Quindi facciamo questa dentatura un pochettino attorno a tutto il collo di questa bottiglia, perché bottleneck non significa altro che collo di bottiglia in inglese. Ok, ecco. Ok, quindi alla fine dovresti avere un qualcosa simile a questo, dove devi cercare sempre di avere un'unica linea. Io l'ho fatto un po', anche un po' troppo, però basta questa, non devi andare troppo in profondità. Basta che ci sia una linea continua, ecco, proprio come questa qua. Allora, adesso siamo qui al lavandino, sto facendo scorrere l'acqua fredda. Ok, acqua fredda. E qui ho un bollitore, per me è il modo più semplice per bollire l'acqua, oppure puoi utilizzare anche una padella, insomma, come vuoi fare tu. Allora, il trucco adesso è di far passare prima l'acqua calda sopra la bottiglia, così. Questa qui è l'acqua bollente, ovviamente, come puoi vedere. E dopo passarla sull'acqua fredda, immediatamente. La tengo un po' sotto l'acqua fredda e poi ritorno qui. Acqua bollente. Questo qui è il famoso trucco, insomma, in tanti ci è capitato di versare dell'acqua calda o del tè in un bicchiere e rompere il vetro. E quindi utilizziamo adesso questo trucco, in quanto adesso l'acqua, il passaggio dall'acqua calda, quindi le temperature calde, le temperature fredde, farà in modo che il vetro si romperà. Ecco, mi raccomando, non scottarvi,
il vetro si romperà nei punti più deboli, che è appunto dove abbiamo fatto la dentatura. Ovviamente l'ho fatto un paio di volte finché non sentiamo il crack. Eccolo qua. Continuiamo. Eccolo ragazzi, sta arrivando. Ecco qua, è caduto da solo. E adesso ci troviamo con un bottleneck come questo, che è quasi quasi finito. Ovviamente adesso dobbiamo prendere della carta vetrata. In questo caso siamo stati anche abbastanza fortunati, perché il taglio, c'è stato un taglio netto su tutti quanti i lati. Alcune volte avrai delle estremità che sono un po' più lunghe delle altre, un po' più appuntite, e quindi potresti utilizzare un altro tagliavetri tipo questo qui per tagliare le parti sporgenti. Quindi una volta che ottieni un qualcosa simile a questo qui, ok, allora puoi iniziare con la carta vetrata a assicurarti che ogni angolo sia della stessa misura, e quindi iniziamo a lavorare, perché non vogliamo ovviamente tagliarci in questo vetro, ragazzi. Quindi questa qui è una parte importante, e quindi iniziamo a fare questo servizio dove praticamente stiamo togliendo tutti gli angoli pericolosi e nessuno si taglia e si fa male. Poi è importante farlo anche qui all'interno del vetro, in questa parte interna, così non ci tagliamo. E ovviamente questo qua potrebbe richiedere anche un po' di lavoro, dipende come si è tagliato il vetro, ma se hai una superficie liscia ovviamente è più semplice, se invece hai un po' più degli angoli, devi assicurarti che tutto quanto sia liscio, così che non ci tagliamo, ok? Non ci dobbiamo far male, ragazzi. Ed ecco qui il nostro bottleneck pronto per l'azione. Mi raccomando, smussa tutti quanti gli angoli. Infatti io ci ho speso un pochettino di tempo per assicurarmi che tutti quanti gli angoli siano belli belli lisci e nessuno si taglia. Questa qui è una cosa molto importante. Ok, vediamo se funziona. Direi che va bene.